La scienza ha dimostrato che d'amore si può morire se il dolore alla fine di un rapporto è troppo forte. Non sono solo gli animali a morire di colpi al cuore dettati esclusivamente dalle emozioni, ma anche gli uomini, specialmente dopo la fine di una relazione con un compagno tanto amato. Infatti il dolore provocato alla persona può causarne il decesso. I risultati dell'ultimo studio in merito affermano che il rischio di morire per un colpo al cuore nelle persone che hanno subito un trauma effettivo è 5 volte superiore rispetto alle persone che invece non hanno mai avuto contraccolpi sentimentali ed emotivi. Con il termine filofobia si intende la paura di innamorarsi o l'ansia generata dall'accorgersi di iniziare a provare un forte sentimento nei confronti di una persona. Il filofobico può arrivare a manifestare veri e propri sintomi di ansia e una paura sconsiderata che lo spinge a evitare tutte quelle situazioni o persone che potrebbero portarlo ad un coinvolgimento sentimentale. Toccare ed essere toccati dalla persona che si ama genera uno stato di benessere che ci rende più sani, meno stressati ed in genere più felici. Anche solo il tenersi per mano o una piccola carezza hanno effetti benefici su tutto l'organismo. Innanzitutto c'è un abbassamento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca associati ad un aumento della risposta immunitaria. Già l'abbracciare ed essere abbracciati ha come effetto il rilascio di ossitocina. Questo è un ormone importante che permette alle persone di sentirsi più sicure e più confidente negli altri. Addirittura questo ormone è considerato un antidolorifico naturale che può alleviare il mal di testa per 4 ore. Le donne sono solitamente attratte da uomini con un gran senso dell'umorismo perché l'umorismo è associato ad onestà ed intelligenza. In relazioni a lungo termine, la gente di solito preferisce un viso attraente ad un corpo attraente. In relazioni a breve termine, accade il contrario. Esiste un fenomeno chiamato attrazione da frustrazione, che significa che una persona sarà ancora più attratta da qualcuno che la rifiuta o vorrà solo ciò che non potrà mai avere. Il cuore degli innamorati batte allo stesso ritmo ed anche la respirazione è praticamente sincronizzata. Lo ha stabilito un recente studio americano su un gruppo di 32 coppie. Agganciate a speciali macchinari e fatte sedere ad un metro di distanza, costrette al silenzio, le coppie di volontari si sono lasciate misurare la pressione, il battito cardiaco e il ritmo di respirazione. L'analisi ha dimostrato che il battito cardiaco dei membri della stessa coppia era uguale, così come il ritmo di ispirazione ed espirazione dell'aria. Perché quanto visto nelle analisi fosse cosa sicura, i ricercatori hanno rigirato e fatto spostare le coppie, facendole sedere di fronte o di fianco a perfetti estranei. L'analisi, in questo caso, ha rilevato che quando i due individui non erano membri della stessa originaria, il battito cardiaco e la respirazione sono risultati fuori sincronia.